parlarci del tuo documentario. Cosa ti ha portato a fare questo documentario? Che è un reportaggio della vita di una persona che ha lasciato la sua terra e poi è tornato nella sua terra con gioia, con amore. Qual è stata la mola, qual è stato l'incanto? Se possiamo parlare di incanto. Sì, certo, possiamo parlare di incanto, perché in effetti tutto quanto è iniziato da un incanto che io ho ricevuto da lui come persona, per il suo modo di essere, di vivere la vita. Consideriamo che io l'ho conosciuto, tu lo sai, che aveva 90 anni ed era ancora il modo di pensare di un ragazzino che ha voglia di scoprire tutto. Il suo approccio alla morte prossima era di voglia di scoprire che cosa c'era dopo. Quindi questa persona non c'è mai stato un tradimento per la sua terra, se parliamo di tradimenti? Per la sua terra no, ma anzi, quando è tornato, la prima cosa che ha voluto fare lui è stata quella proprio di iniziare a filmare la sua terra, perché era una cosa che non aveva fatto, perché la sua carriera si era sviluppata maggiormente in Brasile. E se parliamo di